Bentornati nel nostro Mondo Forgia. Oggi parliamo della House of Iron, ovvero il clan Orlok. Devo ammettere di aver sentito spesso e volentieri, forse anche proprio per la scultura, per l'aspetto delle miniature del clan, di aver sentito nominare gli Orlok come il clan più vanilla, quindi forse i meno interessanti. A dire la verità, a livello di lore, c'è veramente molto su cui lavorare e mi piacerebbe raccontarvi la loro storia. Cominciata grazie a un'unione, ovviamente forzata, di famiglie di Duster, il nome che viene dato a chi lavora depredando risorse al di fuori delle città formicaio. Grazie ai proventi del ritrovamento di un'antica nave warp sepolta nelle Ash Wastes, questa alleanza di famiglie si è messa contro la casa Orlund, che all'epoca erano gli importatori ed estrattori di minerali. Nonostante questi si lamentassero dei raid di questi novellini, questa alleanza di famiglie guidata da un certo capofamiglia Orlok, dopo ogni colpo pagava una quota alla casa imperiale e alle gilde mercantili, garantendosi così una specie di immunità. Vedendo tra l'altro come nel soppiantare sempre più velocemente gli Orlund, questa nuova famiglia riuscisse ad aumentare la produttività delle miniere, alla fine la Lady Helmar dell'epoca concesse lo stato di clan agli Orlok, facendoli diventare così la House of Iron, la Casa di Ferro. Questo era il nome dato dal primo patriarca all'unione di famiglie, dichiarando che se avessero guadagnato una reputazione importante, sarebbero un giorno stati appunto riconosciuti come vera e propria casa. Non avrebbe mai immaginato però che questo nome sarebbe diventato non solo simbolo del loro dominio sulle miniere, ma anche della tenacia delle sue gang. Il clan è talmente incrollabile che piuttosto che perdere un importante contratto su una miniera redditizia, minacciarono di farla completamente saltare in aria, facendo quindi desistere sia la casa nobiliare che voleva venderla ai Goliath, che l'avrebbero acquisita, che il clan Goliath stesso, che disse no, ci fermiamo piuttosto che scatenare un disastro incredibile. La loro potenza si basa su milioni di individui di una classe schiava chiamati Dredgers, che lavorano duramente nelle miniere. Con il passare del tempo, il clan si distaccò sempre di più dal lavoro manuale e cominciò ad abusare di questa, chiamiamola, classe operaia, scatenando così una terribile ribellione che quasi annientò il clan e ne macchiò all'epoca la reputazione di fronte al resto degli organismi di potere di Necromunda. Un gruppo di giovani eredi del clan, delle varie famiglie, ebbe quindi l'intuizione di approfittare del malcontento per stringere un accordo coi capi della ribellione, creando così una classe cuscinetto, ovvero quella delle gang Orlok. Per evitare ulteriori conflitti interni in grado di far crollare tutta la struttura, questi nuovi capi famiglia, perché ovviamente approfittandosi di tutto questo salirono al potere, decisero di promuovere, grazie a promesse di potere e libertà, i Dredger più indipendenti, carismatici e pronti a livellarsi nelle gang. Uno di cui scopi principali è tenere sotto controllo i Dredger stessi. Questo iniziale accordo è diventato il codice di ferro che esiste tuttora, esemplificato dal motto «La gang al di sopra della casa, la casa al di sopra di tutto il resto». Un ganger Orlok sa bene che se la sua reputazione personale dovesse crollare verrebbe rimandato tra i Dredger, quindi farà di tutto per proteggere la sua e al contempo quella del clan, dando dimostrazione di una tenacia superiore persino a quella dei colossi geneticamente modificati dei Goliath o dei fanatici religiosi dei Kolar. Questo compromesso ha creato delle gang molto libere all'interno del clan
e questo ha incredibilmente aumentato la loro fedeltà, sapendo che se tradissero la loro casa, le altre magari li accetterebbero, ma perderebbero tutte le libertà guadagnate duramente. Grazie a questa struttura, gli Orlok hanno prosperato diventando una delle famiglie più ricche e garantendosi il monopolio dell'estrazione dei minerali e di altre materie prime, senza i quali Necromunda non potrebbe mai pagare le tasse imperiali. Oltretutto, si occupa spesso e volentieri del loro trasporto. Di fatto, date le loro origini, non stupisce che questa casa abbia la maggiore influenza delle altre nelle Ash Wastes, ma in verità è che questo dominio è dovuto in gran parte a un errore di calcolo degli altri clan, convinti che tutto ciò di valore rimasto su Necromunda si trovasse già nei formicai. Gli Orlok invece hanno dimostrato che nelle loro distese dominate, quelle che loro chiamano casa, ci sono ancora grandissime opportunità, arrivando a creare centinaia di avamposti controllati dal clan, proteggendo i trasporti delle gilde mercantili e riportando in uso la grande strada che circunnaviga tutto il pianeta. Grazie a questo hanno trovato immensi tesori sia in nuove miniere che in reliquie delle ere passate. Tutto questo ha assicurato un rispetto ineguagliabile da parte sia della casa imperiale che dalle varie gilde. Questa influenza ha portato a un'accesa rivalità con i Delac. In passato questo è anche sfociato in conflitti armati, bloccati in tempo dalla casa imperiale, ma mai sopiti del tutto. Il clan è attualmente guidato da Lord Morrow Orlok, alla guida delle varie famiglie, tra le cui importanti troviamo gli Orlok stessi, i Merdena, i Camund e i Cinderjack. Ciascuna di queste gestisce delle sue gang, guidate ciascuna da un Rod Captain e dei suoi campioni, i Rod Sergeant, aiutati dai mastri d'arme. I normali ganger vengono chiamati Gunner, cannonieri, mentre le nuove leve vengono amabilmente chiamate Greenhorn, letteralmente pivelli. I più spericolati di questi possono diventare Wreckers, dotati di jump pack artigianali, quindi molto pericolosi, per affrontare le missioni più pericolose attualmente in carico al clan. Se sopravviveranno a queste, potranno avanzare nella gerarchia dei clan. Qualcosa però sta per cambiare all'interno della House of Iron. Come all'epoca il ritrovamento della nave Warp diede inizio alla storia della casa, ora Lord Morrow ha trovato qualcosa di nuovo, un nuovo artefatto di cui non ha parlato né i suoi figli né i suoi consiglieri più fidati. Chiudendosi nei suoi alloggi, è stato sentito mormorare del ritorno degli Iron Lords. Cosa questo voglia dire, ce lo dirà soltanto il futuro. Vi aspetto per il prossimo video che arriverà a breve. Arrivederci dal nostro mondo Forgia.